La stampa di un libro comporta sempre un impatto sull'ambiente, c'è un'impronta ecologica cosiddetta che qualsiasi attività umana ha sull'ambiente e quindi anche la stampa del Posto di Dio l'ha avuta. Vengo da una formazione tenacemente ambientalista e lo sono ambientalista e quindi ci tenevo molto a tentare di compensare l'impronta ecologica lasciata dalla stampa del Posto di Dio. Mio padre Vittorio è un ambientalista storico dove vivo e insomma sono cresciuta con la sua sensibilità ambientalista e gli ho chiesto come avrei potuto compensare la stampa della prima edizione del Posto di Dio e mi ha detto: è un po' difficile, dovresti piantare almeno 100 alberi, cosa che mi sarebbe stata difficile. Quindi, d'accordo con l'editrice, che collettiva, insomma, è un'editrice che mi dà sempre la gioia di condividere idee come questa, abbiamo oggi piantato una quercia vallonea, che tra l'altro è una quercia che è anche simbolica della storia. Della storia dell'ambiente dove sono nato e dove vivo e dell'ambiente in generale, perché praticamente è tipo un dinosauro delle querce. E abbiamo piantato questa nuova quercia vallonea nella foresta urbana di Lecce, che è un insieme di ex cave di pietra leccese che per tanti anni sono state abbandonate e che adesso sono diventate un parco urbano. Questa quercia vallonea è quindi simbolica, ce ne cureremo, ce ne prenderemo cura e speriamo che non sia l'unica, perché la nostra ambizione è che possiamo piantare un nuovo albero, una nuova quercia, un nuovo albero anche di diverso tipo, sempre un po' speciale come lo è la quercia vallonea, per ogni nuova ristampa che io, collettiva, e spero tutte e tutti voi, vi possiate augurare di poter fare di questo romanzo del Posto di Dio. Grazie.